Signor Presidente della Repubblica, signora Presidente della Camera, signor Presidente del Senato, gentili deputati, gentili senatori, autorità tutte, è con grande gioia che l'Italia oggi, l'Italia delle istituzioni, accoglie lei, signor Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'Italia delle istituzioni che trova riunita qui e che vedrà nel corso della sua visita di 3 giorni nel nostro Paese. Ma mi permetto di dirle che la accoglie l'Italia intera, per ciò che lei rappresenta. L'Italia dei militari che quotidianamente sono impegnati in vari scenari del mondo, in alcuni casi direttamente con la guida delle Nazioni Unite. Penso al Libano, penso al Kosovo, penso ai tanti nostri uomini, donne e uomini che lavorano per un'idea di pace che non sia soltanto astratta. È l'Italia dei volontari che lavorano nelle periferie del mondo e a cui per la prima volta dopo tanti anni torniamo a dare più denari. Proprio quest'anno, con la legge di stabilità, la cooperazione internazionale, frutto del lavoro di un grande lavoro del Parlamento, ha visto la possibilità, vedrà la possibilità di aumentare l'impegno per le tante italiane e i tanti italiani che in nome di quell'ideale lavorano nelle tante periferie del mondo. È l'Italia, signor Segretario delle Nazioni Unite, che è l'Italia degli ufficiali che diventano infermieri per far nascere una bambina o un bambino nelle navi della Marina Militare o della Guardia Costiera in mezzo al Mediterraneo. Siamo orgogliosi di loro, siamo orgogliosi della loro dedizione. È l'Italia che prova a occuparsi delle piccole isole come dei grandi continenti, che prova ad avere una politica diversa in Africa e contemporaneamente dalle isole del Pacifico ai Caraibi prova ad avere una parola unitaria perché il nostro ruolo sia più forte, ma il ruolo delle Nazioni Unite sia più forte. È l'Italia che propone i caschi blu della cultura, perché quando vediamo Palmira, quando vediamo il Museo Leopardi, quando vediamo le università assaltate, noi per primi pensiamo che ci sia bisogno di una risposta dell'ONU. È l'Italia che combatte orgogliosa, tutta insieme in questo Parlamento, senza che nessuno si senta escluso, contro la pena di morte. L'Italia di Nessuno Tocchi Caino, l'Italia di Amnesty, l'Italia della Comunità di Sant'Egidio, che si trasforma in delibere all'interno del Consiglio di Sicurezza e dentro il Palazzo di Vetro, ma che è profondamente nella vita di tutti i giorni del nostro Paese. È l'Italia che combatte contro le mutilazioni genitali femminili e contro i matrimoni forzati e che lo fa cercando di coinvolgere il maggior numero di Paesi possibile. È infine, signor Segretario Generale, l'Italia dell'Expo. Lei sarà accolto al massimo livello all'Expo grazie alla presenza del signor Presidente della Repubblica. Noi interpretiamo l'Expo e questa giornata, la giornata di lotta contro la fame nel mondo, non solo come un successo del nostro Paese che ha organizzato un evento che ha raccolto entusiasmo e consenso un po' dappertutto, ma soprattutto come un'occasione per tentare di declinare quella sua ambiziosa agenda per lo sviluppo che costituisce il secondo passaggio dopo i Millennium Goal e dopo gli obiettivi del Millennium e che dovrà caratterizzare un'intera generazione di donne e uomini della politica. Un mondo più giusto è davvero l'unica soluzione per tentare di rispondere a quegli ideali che animarono 70 anni fa la Carta di San Francisco e che 60 anni fa videro l'Italia arrivare a far parte di questo grande consesso. Mi piace citare l'allora Presidente del Consiglio, Antonio Segni, che presentò l'adesione dell'Italia all'ONU come a un Parlamento di popoli, dove, inizia la citazione, aspiriamo a vedere rispettati i diritti e gli interessi delle piccole come delle grandi potenze, a far prevalere la saggezza e la moderazione in difesa della pace e del benessere delle nazioni. Sono le parole che furono presentate al Parlamento da parte dell'allora governo, sono le parole che animano tutte e tutti noi, nessuno escluso. Ma sono le parole che in alcuni casi, credo sia doveroso ricordarlo, le Nazioni Unite e la comunità internazionale non sono state in grado di rispettare. 70 anni fa la Carta di San Francisco, 60 anni fa l'ingresso dell'Italia, ma in questi anniversari tondi non posso non ricordarle, signor Segretario Generale, a lei come a noi, il grande fallimento di 20 anni fa. Le Nazioni Unite hanno fatto grandi cose nell'arco di questi 70 anni, ma in alcuni momenti hanno perso e noi con loro.
vorrei che risuonasse 20 anni dopo anche la pagina del fallimento di Srebrenica, per ricordare a tutte e ciascuno che dobbiamo impegnarci perché queste cose non accadano mai più. Signor segretario, un suo illustre predecessore che ha caratterizzato che ha catalizzato molte discussioni tra alcuni di noi, Dag Hammarskjöld, per una straordinaria forza del suo pensiero e per tanti elementi di riflessione che sono scaturiti dal suo diario, oltre che dalla sua azione diplomatica, ebbe modo di dire una volta: al passato grazie, al futuro sì. Al passato grazie, al futuro sì, è anche il pensiero che vogliamo come governo affidarle. Lei ha lavorato molto in questi anni e continuerà a farlo nell'ultimo anno del suo mandato. Io personalmente vorrei che fosse molto forte la gratitudine per aver visitato con noi la nave San Giusto il 27 aprile, venendo a ringraziare le donne e gli uomini italiani che vi stavano lavorando nel cuore del Mediterraneo. Ma mi permetto di dire che se l'Italia ha bisogno dell'ONU, e l'Italia ha bisogno dell'ONU, e l'Italia ha molto bisogno delle Nazioni Unite, è anche vero che forse le Nazioni Unite hanno bisogno dell'Italia, del suo cuore, della sua generosità, della sua passione. Benvenuto nel nostro paese.